Adesso ho un appuntamento, ma visto che ho un po' di tempo libero, vi volevo parlare un attimino di questa sedia. Mi è arrivata questa sedia, sono super super contenta. Io più che altro che lavoro tante ore davanti al computer, una sedia così che mi tiene la schiena dritta, ecco, che non mi stanca, era per me un regalo super azzeccato. Questa sedia mi è stata mandata dal sito G-Shopper. G-Shopper è un sito dove adesso sta crescendo, è un sito globale che porta i prodotti in tutto il mondo. Alcuni di questi marchi che ci sono su questo sito G-Shopper li trovate anche sull'Amazon. Dopo vi farò vedere un po' più dettagliato dal computer. Vi parlo un attimo di questa sedia, che se decidete di prenderla almeno siete consapevoli delle sue caratteristiche. Ha un telaio in acciaio, robusto e stabile. C'ha un poggiapiedi, una garanzia di 12 mesi. È composta da una schiuma modellante, infatti molto comoda e molto confortevole. C'è due cuscinetti in lattice e cotone stereotipato. È molto delicata con contatto con la pelle. È una sedia con ammortizzatore, certificata classe 4 SGS per la sicurezza, ruote multidirezionale, con un carico massimo fino a circa 200 kg. Può avere anche una seduta fino a 180 gradi. È ottima per chi lavora tanto davanti al computer. È una sedia così meravigliosa in ufficio, un regalo bellissimo per un nipote, per un figlio, adesso che stanno facendo tanti compiti davanti al computer, almeno hanno una postura molto più corretta. Questo è il sito di quale sto parlando. Ci hanno tanti marchi come Goyo, Rozi, Zenith, Flarf e tanti altri. E poi vi volevo anche fare vedere, guardate che sconti meravigliosi che hanno sui telefonini, sui prodotti per elettrodomestici, per pulizia della casa. La sedia di G-Shopper si trova a Singapore. Adesso condividerò con voi un pane favoloso che vi assicuro che lo farete spesso. E voglio farla con questa nuova impastatrice da Rozi. Anche questa impastatrice me l'hanno mandato da G-Shopper. Se voi cercate una impastatrice che non spegnete tanto, però volete che vi rimane stabile, è presente che quando l'impastatrice non buone, quando iniziano a impastare ad esempio il pane, loro saltano, non so, si dondolano, li vedo non stabile. E invece questa vi rimane stabile, ve la posso veramente consigliare, sono rimasta super super soddisfatta. Oggi vorrei mettere alla prova anche la nuova planetaria per capire se fa il suo dovere anche quello di fare un pane in casa. Adesso io mi sposto la mia planetaria, rimetto questa nuova e facciamo un pane. Adesso condivido con voi passo con passo come facciamo questo favoloso pane. Per prima cosa che dobbiamo fare, metto qua tutte le cose liquide. Comunque tutti i dosi vi lascerò sotto la descrizione. L'acqua deve essere a temperatura ambiente, mi raccomando, non calda e non tiepida. Adesso mettiamo anche il lievito. Il lievito l'ho lasciato prima, ho preso il lievito fresco, l'ho lasciato prima mollo in acqua. Adesso si è già sciolto, aggiungo anche il lievito. Aggiungiamo l'olio, potete aggiungere anche olio di semi, io aggiungo olio di oliva. Adesso dobbiamo aggiungere a questo composto anche zucchero e sale. Sale. E adesso facciamo così, tutto questo che abbiamo messo qua dentro lo dobbiamo prima che si amalga bene tra di loro, per cui faccio partire la planetaria.
La farina lo aggiungiamo un po' alla volta. Ho messo anche i paraschizzi, che così non esce la farina. Fatti conto che questo misuratore ha più o meno la capacità di un bicchiere normale, per cui ne aggiungo due e lo aggiungiamo un po' alla volta. Vedete qua è ancora abbastanza liquido, c'è tutto liquido dentro e aggiungiamo un altro po' di farina. Rimanerete molto soddisfatti di questo pane, ve lo assicuro. Per quanto riguarda la planetaria, ha un motore potente di 660 watt e un controllo di velocità a 6 posizioni. Ha una ciotola in acciaio inossidabile. Ecco, adesso è sufficiente così. Adesso vi voglio fare vedere l'impasto com'è. È abbastanza appiccicoso, così deve essere. Questo tipo di pane ama tanta umidità. Poi ecco, vedete anche con questo cucchiaio in silicone come è facile a lavorare. Ecco qua, lo stendiamo così un po' dai bordini. Metto la pellicola sopra e lo lasciamo a riposare circa 2 ore. In queste 2 ore, ogni 20-30 minuti, fate il conto almeno 3-4 volte, bisogna venire a stendere questo pane, che dopo lo facciamo insieme. Metto la pellicola e dopo lo stendiamo, perché questo pane ha bisogno di tanta umidità e anche di essere steso ogni tanto. Eccolo qua, lo lasciamo riposare. Sono passati i primi 30 minuti e io adesso mi sono bagnata le mani in acqua. Bisogna bagnarsi le mani in acqua, magari prendete una ciotola con l'acqua vicino a voi, bagnatevi le mani e stendiamo il pane. Facciamo così 2-3 volte. Allora, noterete che dopo la prima volta che voi inizierete a fare questa operazione, il pane inizierà a crescere molto più velocemente. Ecco, questa è già la seconda volta, di nuovo mi sono bagnata le mani e facciamo questa operazione. Ecco qua il nostro impasto, adesso è pronto. Adesso ve lo faccio vedere com'è bello, leggero, soffice. Si vedono proprio le bollicine di aria, no? Proprio come deve essere un pane. Guardate quanto è bello. Adesso vi faccio vedere il prossimo passaggio. Mi preparo il tegame tutto con la carta da forno, mi preparo tutto, così quando iniziamo a lavorare l'impasto lo metteremo subito al suo posto. Mi metto un po' di olio sul piano di lavoro e iniziamo a impastare. Intanto inizio a prendermi il spessore di circa 2-3 cm spessore di questo impasto, inizio a rotolare così e quello che non mi serve lo spingo in questo modo e lo accumulo per il prossimo pane. Thank you.
Ho messo a scaldare il forno a 220 gradi, lo lasciamo 10-15 minuti il forno che si scaldi prima che inforniamo tutto. Adesso sono passati circa 20 minuti e il mio pane si è già riposato. Qua ho l'albume, li sbattiamo bene bene questi albumi. Adesso lo spalmo bene con questo albume. L'albume aiuterà oltre ad ottenere un bel colore, una bella crosticina croccante sopra ma fine, ma anche mi aiuta, come che io lo voglio decorare questo pane con un po' di semi, allora questo albume mi tenerà i semi molto più attaccato al pane. Adesso lo decoro con un po' di semi. Invece qua ho dei semi misti, un po' di semi di zucca, di girasole. E la cosa più importante è di questo pane che esca con quella crosticina croccante ma fine, sottile, no? Dopo capirete di cosa parlo, quando sarà pronto ve lo faccio vedere. Per cui il passaggio adesso, quello più importante, è quello di spruzzare con l'acqua prima di infornarlo, lo spruzziamo e dopo lo mettiamo al forno. Ho lavato veloce tutto e adesso facciamo un dolce, da tanto che non faccio un po' di dolce. Allora, qua abbiamo le uova, farina, miele, bicarbonato, cacao e zucchero. È un dolce molto amato dai bambini. Per la prima cosa che dobbiamo fare è sbattiamo le uova con lo zucchero affinché diventa tutto bello chiaro. Adesso abbiamo già sbattuto tutte le uova. Chi ha sporcato qua? Io no. E chi? Io no. Nessuno? Aggiungo un cucchiaino di bicarbonato. Quattro cucchiai di miele. Adesso dobbiamo aggiungere il cacao con la farina, però li voglio setacciare. Guarda, anch'io. Miam, mangio la torta. Ho aggiunto anche un po' di essenza di vaniglia perché mi ero dimenticata prima. Ecco, la consistenza deve essere più o meno così. Il nostro pane è pronto, bisogna essere messo sulla retina, che così lui non è da di sotto, bisogna che passa l'aria. Io non ho la retina, ecco, li ho messi qua sopra questi cucchiai in legno. In questo modo riusciamo che comunque l'aria, ecco, passa e lui non si ammorbidisce.
una crosticina croccante ma fine, sottile, vedete? È veramente. E poi non vi dico il profumo che c'è qua. Compagni così, spalmato con un po' di marmellata, magari fatta da noi, per i nostri cucciolotti, una merenda molto molto sana e buona. Stendiamo bene il nostro dolce, la nostra base. Allora, io i dosi che vi lascerò, vi devono uscire 2 tegami di queste 2 basi. Io ho sbagliato, l'ho messo troppo spesso, deve essere disteso fine fine perché abbiamo bisogno delle basi molto sottili per questo dolce. L'ho messo a cuocere a 220 gradi, a 200 gradi, scusate, affinché vediamo che il stuzzicadente rimane secco, pulito. Qua ho messo a sbattere il burro a temperatura ambiente, l'ho fatto sbattere circa 1 minuto e mezzo. Dopo ho aggiunto latte condensato e un cucchiaio di cacao amaro, scusate. Ed ecco, lo sbattiamo così per circa 1 minuto e mezzo. Adesso taglio questa base. Adesso voi vedrete che sono troppo spessa la mia nove, che sono usciti così grosse. E io ho provato comunque dopo ad aprirle, a dividerle, farle più fine. Voi se ne fate 2 di quelli, allora sarete a posto così. Iniziamo a riempire questo nostro dolce con questa crema. Le parti che non mi servivano le ho presi qua e li frullo tutto, così mi aiuterà per il decoro. Qua ho aggiunto il cioccolato, un po' di olio di semi e l'ho messo sul fuoco basso, che così le abbiamo fatto sciogliere questo cioccolato per decorare. L'ho decorato con un po' di cioccolato, con un po' di latte condensato ed è un dolce molto molto buono. Se questo video ti è piaciuto, sostienimi con un commento, con un mi piace, a me mi fa molto piacere, o iscriverti al mio canale e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!